E poi gli ho detto, vaffanculo. E lì si è chiuso il discorso. È stato un siparietto un po' divertente. Spero vi siate divertiti con questo mio racconto. Mi ci è voluto un po' per aprirmi e iniziare a raccontare tutto questo, però insomma, sono contento di essermi aperto con voi, sono contento di avervi detto tutto quello che dovevo dire e basta, adesso continuiamo pure con la live. Ciao. Buonasera, buonasera. No, non lo comincio Final Fantasy, sono già 10 ore. 9 ore adesso. Il timer sta andando avanti, ma porca troia, ce l'ho in pausa, il timer sta andando avanti, ma questi qui sono tutti matti. Tutti, ti apro io, gatto. No, Gabriel, non c'è bisogno. Mi è tornato il dolore al fianco sinistro, sapete? Così, a caso. Boh, non ho idea, non ho neanche testa di fare niente. Questa è casa mia. Entrala. Giovai! Grazie mille, signor Giov. Lei è un gran gentile. Questa sera sì. Questa sera ammetto, giocheremo a Final Fantasy XV perché non sapevo un po' che cosa combinare questa sera. Volevo fare un'altra live musicale, ma visto che l'abbiamo già fatta ieri, mi sembrava brutto fare la ripetizione il giorno dopo, anche perché poi gliela mutano ai post-broadcaster ed è un po' un dispiacere per me fare le live che poi la gente non si può recuperare. Su YouTube è recuperabile. Su YouTube è recuperabile, però c'è un audio un po' bruttino e non mi piace tantissimo questa cosa. È bello che YouTube cancelli l'audio, la musica sotto. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Le felicitazioni. 2 mesi, Shadow, grazie mille. Siamo forti, eh? Ricordo a tutti i subscriber che hanno la sub tramite Twitch Prime che il tempo sta scadendo e quindi dovete andare qui da qualche parte a cliccare. Scusate, dovete cliccare qui su, qui giù. Il rinnovo, perché non è un rinnovo automatico. Se avete la sub con Twitch Prime, Ah, dovete sì, mi cliccare. ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Joy Guitar Maker, grazie mille. 14 mesi, ne sono passati 2 in più rispetto a un anno. Quindi un anno e 2 mesi. Che storia. Cosa stavo dicendo? Porca miseria. Cadoni Questa è casa mia. Entra. 97, grazie mille anche a lei. Ah sì, stavo dicendo di quello che volevo combinare con. No, non mi ricordo più che cosa volevo dire. Questa è casa mia. Ostia. Entra. Legion, grazie mille anche a lei. Oh, santa pazienza. Ah, il 15 non ci sono, l'ho già detto. Il 15 sono a Milano, ad un evento Samsung e Overwatch. Vi farò sapere tutto naturalmente più avanti perché potrete venire, ma solamente 100 di voi. E i primi che arrivano, a quanto pare, però andate tranquilli che vi farò sapere di più. Per i subscriber, questo è importante, tanto lo ripeterò comunque più avanti. Ah, sì, mi Chi è? ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Bastiaz, 3 mesi anche per lei, grazie mille, sono veramente happy. Scusate, sto diventando un po' scemo perché ho l'audio di OBS che mi sta leggendo i subscriber, ma l'audio anche della pagina di Streamlabs sul Mac, perché poi dopo devo switchare e quindi non sentirei più l'audio. Quindi io sto sentendo l'audio in coro, è una cosa che non, vi assicuro non è bello e mi sta rompendo un po' la testa. Comunque dicevo che il 15 subscriber non si devono preoccupare perché. Anche se sono via, manderò il video in anteprima. È già pronto, è già stato caricato, quindi mi basta semplicemente linkarvelo. Me lo devo ricordare il 15 mattina prima di partire per Milano. Mattina, pomeriggio, il cazzo, non lo so. Mi hanno chiesto oggi i dati, però non so ancora niente su orari né nient'altro. I video li mando via mail. Lo voglio ripetere questa cosa perché è importante, ragazzi. Allora. Io i video in anteprima per i subscriber. Scusate, faccio un minimo di vlog iniziale, però è importante anche che si capisca. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la Aia faccia da l'audio. pirla. Corsinais, 2 mesi, grazie mille. E col fantasma per 7 mesi, mamma mia, anche lui. Come Ah, invecchia sì, mi veloce. ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Ma c'è anche Oreste, che invece è nuovo, è arrivato giusto ora. Però lasciatemi un attimo pensare Questa è perché casa c'ho. mia. Entra.
in canone. No, mi tolgo le cuffie. Faccio prima. Guarda, almeno divento meno scemo, tanto per un attimo. Ok. Ho ricevuto una mail da un ragazzo che mi ha detto: "Ehi, non mi è arrivato il video in anteprima della guida in cucina nerd. Me lo puoi rimandare? Il mio nick è questo." Allora, vi voglio bene e il video lo manderei a chiunque, naturalmente. Però purtroppo è troppo facile per uno mandare una mail a caso dicendo: "Io sono quello", nome di un subscriber a caso, perché i nomi dei subscriber qui li possono avere chiunque. Mi manda la mail e mi dice: "Me lo puoi rimandare? Io sono lui." Io non posso controllare questo perché io non so le vostre mail. Quindi, quando io mando via Twitch le mail. La mail di Twitch vi arriva alla vostra mail con cui vi siete iscritti a Twitch, ma soprattutto andate nella sezione inbox di Twitch, ok? Non mi chiedete poi a me direttamente il video, perché potrei inavvertitamente darlo a qualcuno che lo mostra a tutti. E essendo dei video, magari la guida in cucina nerd no, perché sarebbe stato un video pubblico, comunque non cambiava un cazzo, però i video only per subscribe, che sono quelli che sto facendo ogni 15 del mese solo ed esclusivamente per i subscribe, dovete, cioè, lì, non potete scrivermi in privato per averli. Ah, esatto, come ho detto anche nel video, tra l'altro, se avete course. Sarebbe meglio perché c'è una chat apposita che ha appena spammato Gabriel. C'è una chat apposita, è per tutti naturalmente, non è solo per i subscriber. Si chiacchiera tutti quanti, sia voce che scritto. Adesso si possono fare anche le videochiamate. Non mi stanno pagando, vi posso assicurare, non vengo pagato dal corso per questo. Mi piace, lo stiamo usando. E cosa stavo dicendo? C'è una sezione della chat solo per i subscriber dove linko i video anche lì. Quindi se non trovate l'accesso all'inbox di Twitch, se avete qualche problema, anche lì sapete che trovate i vostri video esclusivi, ok? Ecco. Potete spoilerarmi il cazzo che volete, tanto io il gioco lo so già. Fatevi i fatti vostri. Me l'hanno già spoilerato in tutte le salse, non ho alcun tipo di problema a riguardo. Mi spiace, ragazzi, se vi spoilerano in chat o in privato. Questa è la mia vita, Tug Life. La, bevo acqua. Scaricato solo per te, Curse. Oh! Tum tum. non lo so, Claudio, adesso vediamo. E io vorrei andare avanti anche perché mi sta piacendo tantissimo. Mi piace, mi piace, mi piace, che bello. Che bello. Va bene, se continuano così possiamo anche passare alla sub only così. Ehi, hey, avete un motivo in più per farvi la subscribe al gatto sul tubo. Se avete Twitch Prime, potete tranquillamente farla gratuita. In realtà sono io che sto pagando gli spoileroni perché così dopo è tutto un giro. Affanculo, voilà. Allora, facciamo così. Questo no. Prendiamo questo, lo mettiamo full screen. No? Io spero che sia tutto ok. E cambiamo qui. Così almeno se uno mi fa una donazione, una sub, figa, non mi rimbomba nella testa 8 volte. Oh, bene. Eccomi qua. Questa è casa mia. Entra. Ecco, vedi? Echidna 819 ha visto lungo e ringrazio infinitamente. Ah. Ok. Questa è una cosa che non mi fa impazzire in realtà. Non so se notate in basso, non so se stanno scorrendo le donazioni, non mi ricordo se le ho lasciate o meno. C'è 9 ore, 8 minuti e 40 secondi, no? Io ho avviato la play, che erano 9 ore, ho parlato 8 minuti ed è andato avanti. Ma porca miseria, ma è in pausa il gioco, non mi contare. La puttana, l'audio però di questa faccenda. Non mi contare le faccende. Ok, che devo fare? Devo andare qui. Cosa succede? Ok. Mi sta piacendo tantissimo. Moro, fai cacare, va bene? Mi sta piacendo, non avete idea quanto. Sono contento che mi sia stato regalato. Sono veramente contento che. La musica è partita la musica. Perché ve lo dico, ragazzi, non credo che lo avrei comprato.
Quindi ringrazio nuovamente il signor Ale Marvin perché me l'ha regalato a me, Moro, a Liezza, mi pare l'abbia regalato. Perché non l'avrei comprato, avevo provato la demo e stupidamente ho detto cazzo che rottura di coglioni, non mi piace. Ma che sì, invece mi sta piacendo assai. Mi ha indicato uno stronzo. Mai ka itten daro sore. Ah, aspetta, più. Ma sono a livello 20, ma vaffanculo, ma col cazzo, ma sei scemo? Quindi ci aprono il retto o ci aprono? Vedo solo sassi normali, va bene. Cosa devo fare qua? Trovate tre Eliodoro Grezzi, tu coglione. Il grande principe di sto gran cazzo, devo trovare le putanate, va bene. Anche Discord si può affiliare alla Twitch tipo Curse? Non penso perché Curse è stato comprato da Twitch, quindi credo che gli interessi quello e basta. La Madonna! What a twist! Best filmone ever, avevo le lacrime, mamma mia, anch'io. Grazie mille! E qui c'è un tesorone. E ho trovato le assassine. Poi cosa trovo? Una zona di pesca. Dopo ci diletteremo. Dopo peschiamo anche. Chocobo norite. Oh. Ima futsuni nagashita ne. Oh, non hai scritto niente. Cos'è che non ho letto? L'audio in giappone non si può sentire. Vabbè, ma è originale. Quindi lascio quello. Sarebbe un ottimo gioco che, vi giuro, l'avrei lasciato in italiano anche se non avesse avuto un doppiaggio ottimo, perché molto spesso, come adesso, parlano e io non leggo i sottotitoli e mi distraggo. Buonasera. L'audio di gioco è altissimo. Porca troia. Aspettate. Ed è strano perché l'ho anche abbassato in più riprese. Vediamo un po' come potrei fare ad abbassare. Questo è un mistero. Potrei fare così, dal mixer. Scusatemi. Pensavo fosse... Apri mixer. E lo abbassiamo. Anzi, faccio così. Dov'è l'audio? No, questo qui è il top. Webcam no. Audio desktop, che attualmente non ha audio. Lo abbassiamo un po' così. Buono. Gabriel, mi dica lei se l'audio è troppo. Mi sembrava ok. Chiedo scusa. E niente, è partita una battaglia incredibile, ma io ho il delay di 2 secondi. Devo tornare di là. Cosa sta arrivando qua? Ma sti pezzi di me mi puntano, allora. Ti hanno sparato sui denti. E comunque il Tino, me coglioni. E allora? Ma siamo tutti pazzi? Comunque il Tino, vediamo così. Meno 18, va bene, meno 18. Lascio un po' la musichina. Non ho ancora deciso se farò principale o secondaria. Per adesso sto facendo secondaria. Voi che chiedete in inglese in Final Fantasy siete gli stessi che dite che la lingua originale delle serie TV è meglio? Appunto. No, il microfono non lo posso alzare. Però vedete, io vedo la barra, la mia barra è qui, porca troia, la mia barra è qui, l'audio della musica è lì. Mi sembra un po' curiosa la faccenda. Ma lascia perdere, non si regola il volume da lì. Voglio regolare il volume da OBS, perché poi dopo so come salvare la situazione in caso di bisogno. Allora abbassiamo anche a 20, toh. Meno 25. No, ma la soundtrack sono contento che sia bella, non voglio che
insomma, mi obblighi ad urlare, ecco. Quando tolgo dalla pausa l'audio si alza, vediamo un po'. Hai ragione. Questo qui è stato un colpo di scena. Mettiamolo a meno 30, dai, vediamo. Ho abbassato notevolmente. Sto giocando con un delay, guarda. Eh no, vabbè che guarda, ho rallentato la webcam, non guardo niente. Ah, il doppio audio. Shylocks, grazie mille. Pata twist. Gabriel dice che va bene, io dico che va bene. Era meglio meno 25, facciamo, dai, meno 28. E puttana. Meno 23, toh. Meno 21. Osiamo. Osiamo con il meno 21. Due coglioni, però. Stavo dicendo, ah sì, che la cosa bella è che siamo qui in mezzo a cercare sti bruscolini. In camera mia faceva un freddo cane fino a un attimo fa, adesso sto morendo di caldo perché mi sono messo i calzettoni pesanti. Ok, aspetta, forse è quello lì. Mi avvicino lanciando la mia spada e mi teletrasporta più avanti, vedete? Questa è una cosa molto pratica. Se io avessi questa cosa nella vita sarei sempre lì a lanciare la mia merda di spada un po' più avanti. Che noia, minerale. Eh beh, chi lo dice? Va bene, allora almeno so di che cazzo di colore sono. Sono sanguigni. Mamma mia, adesso ci sono anche le teste di cazzo che rompono le balle a Gabriel. Va bene, allora siamo solo in subscriber only. Perfetto, ringraziate le teste di cazzo, amici. Mi spiacque, mi spiacque. Allora, qui ho trovato un mistero. La seta Arachnis. Mi spiace, ragazzi, però purtroppo è così. Se ci si può far poco, e piuttosto che avere una live piena di odio verso la gente, bisogna fare così. Anche perché di solito, se tu obblighi a pagare qualcuno, non è che fa la cazzata per essere bannato, perché mica buttano via i soldi le persone. Ma basta combattimenti con creature leggendarie. Ma in realtà non è vero che sono creature leggendarie. Gli apro il culo. Eccomi. Pum. Aia che tega sui denti. Mi piace questa armona grossa e sfiammeggiante perché è figa. Mi piace anche un sacco fare le combo con Gladio. Alzo perché, siamo intimi. Mi spiace. Ripeto, mi dispiace quando devo fare queste cose, però. Amen. Sappi che il 25 alle 00:01 le arriverà un regalo strimoso. Attenzione, Marco, attenzione. Pum, sui denti. Dove sono andato a finire? C'era bisogno? Aiuto? Arrivo? Minchia, che botta. Abbiamo vinto la battaglia. Esecuzione di... Ma come? Cattivi. Aspetta che mi sa che ho visto l'ultimo Olio Ringo People. Life is Strange non l'ho giocato, ho giocato solamente il primo... No, neanche, possiedo solamente il primo episodio. Sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Branksir, grazie mille per questi 2 mesi passati assieme. Che devo fare? Consegna, ok, a Dino il Crodino. Permesso, salve, permesso. Sono uccidibili? No, livello 20, vaffanculo.
Cold mi sta piacendo un sacco. Allora, devo dirlo, io non ho mai giocato nessun altro Final Fantasy, perché, quindi sono un grandissimo ignorante in materia. Non so un cazzo, non so niente, quindi... Sì, ho fatto lo stronzo, ho iniziato a giocare dal 15. Quindi lo ammetto liberamente. Non ho mai giocato un Final Fantasy prima di questo, non so niente, ammetto la mia ignoranza. Me l'hanno regalato, sono molto contento che l'abbiano fatto, perché altrimenti non lo avrei preso. Perché non ho mai giocato nessuno, perché i precedenti capitoli non mi faceva impazzire il sistema di combattimento. Il sistema di combattimento dei precedenti capitoli non mi ha mai sconfinferato, e allora ho detto fanculo, non lo prendo. Questo qui invece mi aveva interessato, perché aveva un sistema di combattimento nuovo, differente, un po' più dinamico. Ho provato entrambe le demo, non mi ha fatto comunque impazzire, perché le ho trovate parecchio legnose. Poi me l'hanno regalato, ho detto vabbè, lo proviamolo, e porca troia, sai che mi sto ricredendo. Non ha un gameplay perfetto, il combattimento non è straordinariamente bello, però si lascia giocare, mi sto divertendo di questa cosa. L'esecuzione migliorerà quando usare la spada o la lancia che possono essere infuse elementalmente, e adesso sono tutte cose quelle che andrò a imparare con calma, naturalmente. Per me è tutto nuovo, sono un verginello, esatto, e vi giuro, me lo sto veramente godendo tanto. Mi sta piacendo un sacco. Quelli che lo odiano a priori sono quelli rimasti nel tipo di della saga. Allora, Jules, posso capire anche questa cosa, sai? Perché ci sta. Quando tu ami qualcosa e te lo cambiano, può avvicinare nuovi giocatori come me. Infatti, se non avessi avuto... Cioè, se fosse stato a turni come gli altri, sì, l'avrei provato, ma molto probabilmente non sarei andato avanti oltre la prima ora. Un po' come è successo con Paper Mario, ma quello lì per altri motivi. Perché se un gioco non mi piace, non mi piace, non ci vado avanti per forza, lo mollo. Poi non è che ne vado a parlare male, i miei gusti sono questi e me li tengo. Puoi attirare, come dicevo, con nuovi modi di giocartela. Nuove leve come me, oppure puoi indispettire qualche giocatore di vecchia data, e questa cosa succede quando un titolo rinnega, cambia, si modifica, si rinnova un pochino. C'è sempre qualcuno amante del grande classico che non ci sta, qualche amante del grande classico che dice no, Final Fantasy doveva rimanere così come era prima, a turni dovevi usare tutti e quant'altro. Quindi capisco chi ha detto no. Poi anche c'è anche da dire che a me non hanno mai fatto impazzire i GDR a turni. Guarda che mi guarda. Ah, Mattis. Sì, mi ricordo. Mascherino! Tirate fuori la nonna dal forno che è Kitten. Che love? Perché che love? Boh, Mascherino, grazie mille. Credo che tu abbia visto il filmone. Sì, 3 mesi. Mamma mia, 3 mesi. No, no, non lo sto guidando io la macchina. Potrei farlo, sì, ma non lo faccio. Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. The Money 96, grazie mille anche a lei. Hai visto, ho fatto un po' di rima, quasi. Sì, stavo dicendo, i GDR a turni non mi hanno mai fatto particolarmente impazzire, se non su console portatile, come i Pokémon. I Pokémon li ho sempre apprezzati, anche per questo, perché potevo giocarci dove cazzo volevo, quando cazzo volevo, un po' come Animal Crossing. Animal Crossing su GameCube l'ho giochicchiato un pochino, niente di che, mi è esploso nel cuore con... non è un GDR a turni, naturalmente, però era un esempio. Mi è esploso nel cuore con il DS, l'ho ripreso su Wii, e su Wii... non l'ho mai giocato, perché per me i GDR a turni vanno bene per una console portatile. Sono quei giochi lì che giochi a scazzo in classe quando non stai attento a scuola, sull'autobus, per strada, sul cesso, a letto, cose così. Sul grande schermo, diciamo, sulla TV, non mi va di giocarmi cose a turni o cose del... Lo sapete perché l'ho sempre detta questa cosa qui. Per dirvi, è come vedere un film per la TV, una commedia stupida per la TV al cinema. Ok, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Per carità, bello, ma non serve.
Però è impossibile che una saga iniziata nel 96 non si evolva nel corso di 10 anni, non cambiano meccanismo. No, è vero, no, no, ma infatti capisco anche chi dice, sarebbe anche la cazzo di ora che qua ci si aggiorni un attimino, porca miseria. Ecco, no. Domanda un po' particolare, Schipietto. Oh, coraggio! Mamma mia, sì. Tanana! Va bene, grazie. Missione compiuta e si è spento il monitor. E la madonna, quanti exp. Buono, sono contento, grazie. E mi ha dato l'armilla di Eliodaro. Ah no, aspetta, ne ho un'altra. Dai, ciucciamela. Dai. Questo qui è un reporter che di notte fa l'orafo. Io adesso vorrei sapere quanto fa schifo come reporter o quanto fa schifo come orafo. Io non lo so. Non lo so. Beh. Che mi sta anche ricattando, tra l'altro. Vabbè. Queste sono altre cose. Abbiamo la stessa opinione sui combattimenti a turni. Mi fa piacere. Secondo me non ha senso lamentarsi adesso che è uscito, che il gioco non è quello che sarebbero stati, cioè che non era quello uguale agli altri. Un po' scemo, perché si sapeva, non è che è uscito in sordina, perché trovo Final Fantasy XV, doveva essere Final Fantasy versus 13, che poi non mi ricordo quando, nel 2006 mi pare, 10 anni fa. È stato modificato da Versus 13 al 15, quindi mica cazzi. Che devo fare? Ultima sosta? No, fammi vedere un attimo le missioni che ho attive. Facciamo un po' di secondaria stasera, dai, così non vi spoilerò niente. No, anzi, il cazzo, voglio andare dai Chocobo, fanculo voi. E quindi destino a compiere, magari sì, però... Ecco, questa missione qui non ho mica capito che cazzo devo fare. Fammi vedere un po', no, lì è nella zona buia e tempestosa. Per la regalia questo è d'altro, ma le poppe. Dai, andiamo dietro le poppe. Andiamo dietro le poppe. Però non prima di averci fatto un sonno. Anche perché vedo che sono le 4. Inizia il tramonto. Si sa mai. Non ho mai mangiato così bene. La madonna, esagerate, signora. Più o meno 3 anni fa è stato annunciato il 15, quindi modificando il 13 versus, pensa. Sì, sì, allora facciamo questa missione qui, poi Chocobo tutta la vita. Giri a turni non tirano più. Più o meno, più o meno, guarda che tirano comunque abbastanza, Nilo, C'è della gente che, giustamente, tra l'altro, ha come genere adorato quello e vuole giocare a quello, giustamente. Se uno è un grande fan di Final Fantasy, un grande fan dei giochi a turni, GDR, JRPG a turni... Bellina questa del laghetto, ma... No. Ma sì, ma mi ha fotografato solo schiena e culo? Ma stronzo. No, 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 ma Renia, non c'è problema. Io i Chocobo li voglio provare. Non mi serve che mi rompa i coglioni lui. Buono, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e andiamo a ficcarci la ficca. Però voglio anche fare quello per pomparmi la macchina, perché ho visto che c'è ficcanza. Navigatore, missioni, e allora andiamo a fare questa. 4 minuti di chiacchierata per noi. Giustamente, Gabriel non dice una stupidaggine, attenzione, perché dice: non sono d'accordo, se fai seguito di un gioco usando lo stesso franchise, se sconvolgi le meccaniche uno si incazza. E non è sbagliata come cosa da dire, guardate che cosa è successo con Metal Gear. Naturalmente non era un titolo Metal Gear Rising. Metal Gear Rising non era un seguito di Metal Gear, era una storia, una Metal Gear Story, diciamo, chiamiamolo così. Il problema qual è? Il problema è che hanno scritto Metal Gear nel titolo,
ma non era un Metal Gear. Perché non era stealth, non era... non c'era Snake, c'era sta cazzo... Cioè... Come cazzo è che si chiama? Raiden? Rise? Non mi ricordo mica come si chiama. Aveva un nome del bigolo pure lui, con sta cazzo di spada che tagliava le angurie. E lì la gente si è incazzata. Perché ha detto, cazzo, tu mi fai un nuovo Metal Gear. Ma sei scemo? Che cazzo fa questo qui? Questo qui è un coglione, oh! Uè, testina, ma ti pare il modo? Questo si rompe l'osso del collo. Il principe si rompe l'osso del collo. La gente si incazza perché tu gli prendi una cosa, gli dai lo stesso nome, quindi dici, merda che bello, però non è. Non è. E, esatto, Gabriel non sbaglia neanche adesso dicendo, prova a pensare se non uscissero più Mario 2D, perché ormai si possono fare in 3D. A parte che anche i Mario in 2D, stesso discorso dei GDR a turni. Mi piacevano una volta, mi piace ancora giocarli su portatile, su console fissa, non me li gioco più, perché sono anche quelli diventati dei titoli da bagno. Non li disdegno ancora, ci gioco ancora volentieri, però non, per dirti, se posso scegliere tra gioco a caso, Dead Rising 4, che ho appena finito, tra un Dead Rising 4 e un Mario 2D sulla TV, scelgo Dead Rising, ma non perché è più bello, non perché... Mario mi fa schifo, ma semplicemente perché Mario mi sembra un po' troppo giocarmelo lì. Poi naturalmente va a gusti, ognuno se lo può giocare dove cazzo vuole, naturalmente. Quanto mi sono incazzato per Kirby per Wii U, quello dove dovevi disegnarti il coso, Gabriel, dove dovevi disegnare i percorsi, che ti obbligava a usare quel cazzo di secondo schermo di merda Nintendo, porca troia, finalmente l'ha capito che deve buttarlo via sto cazzo di secondo schermo. Figa che fastidio, non lo capiscono, finalmente l'hanno capito. Secondo me sì, Duck, grazie mille. Secondo me Nintendo si è giocata un bel po' di titoli per colpa del secondo schermo, perché tutta la generazione Wii U e 3DS, DS andava bene, DS era la novità, ha aggiunto delle cazzate, ok, hai voluto metterci quelle puttanate del secondo schermo, va bene. Purtroppo però con 3DS e Wii U è differente, perché è andata oltre la novità, quindi ha fatto una nuova generazione. Cioè, sono entrambe, sia Wii U che 3DS, sono dei Nintendo DS nuovi. Solo che il Wii U è su grande schermo, è quella la differenza. E allora hanno continuato a fare i giochi per il DS, quindi con il fattore novità, su 3DS e Wii U. Ma la gente non gliene fregava un cazzo. E infatti sul 3DS cosa hanno dovuto fare? Metterci il 3D, perché altrimenti non avrebbero mai venduto. Hanno messo sto cazzo di 3D, che carino le prime tre volte, e non funzionava neanche tanto bene nel vecchio DS, cioè andava ma non te ne fregava un cazzo. E infatti lo provavi, lo spegnevi e non lo usavi mai più. Quindi credo che nessuno abbia utilizzato il 3D per più di mezz'ora con il primo 3DS, anche perché la batteria durava una sega, ok? Sì, non stavi parlando di spin-off, era un esempio il mio di Metal Gear. Era giusto perché hanno usato il titolo e... Ho capito quello che intendevi, Gabriel. Il gattondino. Grazie. Non so, non ha suonato, non sta suonando, suonerà. Che stavo dicendo? Wii U e 3DS secondo me sono... Allora, grazie. Sono stati rovinati appunto da sto cazzo di secondo schermo, perché il fattore novità ormai era completamente morto. Tutti sapevano di questo secondo schermo e hanno messo obbligatoriamente in tutti i giochi, per giustificare il secondo schermo, degli elementi che te lo facessero usare. Paper Mario è stato completamente rovinato, secondo me. Kirby, come diceva Gabriel, non è più lo stesso. Ma credo che anche Kirby, quello per il 3DS, fosse lì. Adesso non l'ho giocato, ma penso che fosse più o meno sulla stessa linea. Perché alla fine hanno iniziato a uscire i giochi in combo 3DS e Wii U, che erano la stessa cosa. Quindi il Wii U è diventato il porting in HD del 3DS. Ma non va bene questa cosa qui. Non va bene. Quindi io spero vivamente che NX, coso lì, come si chiama, Switch,
cambi le regole del gioco e torni un po' su dei canoni, giochi normali, senza troppe cazzate, giochi però. E allora non cambia ogni generazione, ma... Ah no, Final Fantasy, scusa, stai parlando, mi sono perso. Final Fantasy 1 e Final Fantasy 9, cosa cambia nel combattimento? Non lo so. Mi spiace ragazzi, questo non ve lo posso dire. Continuo ad ammettere la mia ignoranza. Hanno parlato in giapponese, io non ero attento, puttana, che cazzo avranno detto? Facciamo un po' di luce. E adesso guarda che figo, c'hanno qui una clip sul capezzolo che si accende. Guarda. Non è. Vai. Non è. Adesso. Non è. Avete la mamma puttana. Ma è già accesa. Non è vero. E io pensavo facessero luce dal cazzo le prime volte che... Ma quanta luce è arrivata, scusa? Chi è? Com'è possibile? Oh, che ansia. Scusa, ma qui... Tua mamma lurida. È qui che devo trovare... Pensate cosa sono venuto a fare qui. Sono venuto a recuperare della cera aerodinamica. Della cera da mettere sulla macchina. 3 punti ex. Megoglioni. Tranquillo, Brown Emmys. Io sono sicuro che i Final Fantasy negli anni si siano evoluti. È naturale per un gioco cambiare e evolversi. Però un conto è migliorare un tipo di gameplay, un conto invece è cambiare genere, perché non è più un JRPG a turni, ma è un JRPG action. Questo è proprio un cambio di genere. Può piacere come no, ripeto, posso capire. A me piace, io sono contento di questa cosa, posso capire uno invece a cui questa cosa abbia iniziato a far cagare. C'era Leonino. Perché era lì? Aerodinamica. Pensare a 30 anni fa? Più vecchia di noi adesso. Ma io voglio proseguire qui. Goblin. Tac. Madonna. Ah no, l'ho shottato. Puttana, che forte che sono. Non sono loro che sono di livello 7, sono io che sono forte. Niente di che. Allora, andiamo a voler vedere fin lì. Non sentivo la mancanza di combattimento a turni, ma dei Chocobo sì. Va bene, Nilo. E tra poco lo faremo anche noi. Tra pochissimo, tra l'altro. Ma scusa, ma... Io adesso voglio sperare che ci sia qualcosa di bello alla fine del tunnel, perché altrimenti che palle. Allora, lo stiamo prendendo. Per questi punti esperienza, mamma mia. Io invece sento proprio una mancanza di turni in Final Fantasy. Non sono riuscito a superare le 2 ore del 12 e mi dispiace parecchio. Ti capisco. Ci sta. È una cosa che riesco proprio a capire senza grossi problemi. Come se domani mi facessi... Ecco! No, vabbè, non è la stessa cosa. Ma è come se Pokken, al posto di essere uno spin-off, Pokken, che è Pokémon Tekken, è come se avessero detto Pokken non è uno spin-off, ma d'ora in poi tutti i combattimenti di Pokémon saranno fatti così. No, vaffanculo, te lo infili nel retto e muori. Ma io sto andando... Che c'è? Ma uno ha urlato aiuto? Qualcuno si fugge. Quando si fugge? Trovate chi è in difficoltà. Vai! Hello? Nocto! Mado engine no tocasere. Cos'è che c'è vicino? Sono cagato addosso, tra l'altro, vaffanculo. Esploriamo questo bel casolare. Sono l'unico a non aver mai giocato ad un Final Fantasy. Io non sono più di quella categoria perché sto giocando questo.
vabbè. Non... E vi giuro, mi ha sempre attratto come... Anche Metal Gear, uguale. Metal Gear, stessa cosa, mi ha sempre intrigato un sacco la trama e tutto quanto. Ma hai rotto i coglioni, pronto, ti ho detto che ci andiamo, ci andiamo. Metal Gear è un'altra di quelle saghe che mi sarebbe piaciuto un sacco godermela a pieno come tutti. Però figa, il troppo stealth mi rompo, non... Non riesco. Un conto è un Hitman che mi scorre anche abbastanza bene. Quando non sono in live, perché se sono in live Hitman è un gioco di merda. Un Hitman me lo godo. Un Metal Gear no. Non so cosa dire, perché mi stufo. E quello è un altro di, vedi, un'altra grandissima saga che mi manca da spararmi. Togliti la giacca perché c'è caldo, lo so. E infatti ho avuto il buon gusto di non comprarmi Metal Gear 5, anche perché avevano regalato, vabbè, ma chi mi segue da un po' l'ha anche vista la mia live su... Ah, figa, come si chiamava la demo prequel lì di Metal Gear 5, Phantom Pain. Chi mi ha visto giocare quella capisce benissimo perché non è il caso che io l'abbia comprato. Ci sta. Hitman sì, Metal Gear no, non so cosa dirti. Non so cosa dirti, veramente, ti giuro. Boh. Pensa che io Hitman 2 l'ho finito sul PC di mia mamma all'epoca, mentre eravamo in vacanza, con il trackpad. L'avevo comprato, era Games Machine, o giochi per il mio computer, una di quelle... Puttana che paura, uno di quei due giochi lì, e me lo sono giocato tutto sul portatile di mia mamma. Con il trackpad. Una roba incredibile, non hai idea. Ero bravissimo col trackpad, era piccolo. Facevo qualunque cosa. Boom! Riboom! Ma che belli sti qui che camminano tutti storti. Moderatamente storti, sì, ma io mi sono rotto le palle. Anche perché non faccio un cazzo di expo, andiamo via. Hitman ho giocato solo l'Absolution, ma mi pare molto più complicato di Metal Gear come stealth. Allora, Absolution mi è piaciuto veramente un casino, ma non l'ho trovato così complicato. E quanta gente qui. Anzi, minimamente. Anche perché è molto più breve. Ale. Hitman è poco più di un corridoio. Più o meno. Dipende. Vilit, 3 mesi. La meglia di legno? Cos'è la meglia di legno? Grazie mille comunque. 3 mesi è diventato il bronzo. Manca solo la freccia che ti dice dove andare. Allora, è vero. Quell'Hitman lì è molto molto facile. Quindi, se non avete mai giocato un Hitman, magari giocatelo a modalità normale. Non a facile, mi raccomando. Facile è veramente una puttanata quel gioco lì. Se invece siete fan dello stealth, vi piacciono i giochi di Hitman e quant'altro, Hitman Absolution va obbligatoriamente giocato a modalità difficile. Che in realtà è il vero normale. Ok? Nell'opzione puoi postare il tipo di gioco e passare da attivo a riflessivo. E in quella modalità puoi mettere in pausa gli scontri e decidere cosa fare. Chi attacca deve riposarsi. Ma può... No, no, ma sei matto? Ma col cazzo. È quello che sto dicendo. Io non voglio giochi a turni che mi rompi i coglioni. Questo qui mi ha tolto i giochi il tipo di gameplay vecchio che non mi piaceva. Non lo voglio toccare. Rimane questo. Non lo tocco manco per finta. Guarda questi che derapano. Guarda là. No, adesso mi attaccano questi stronzi. Mi attaccano, ma porca troia. A me era successo prima che sono andato a farmi un panino. E porca troia, questi sono arrivati e non mi stavano ammazzando tutti.
Sono tornato e c'era la squadra morta. Palle, sti viaggi. Ma io vi apro il culo, stronzi. Gladio, swisha lì. E una saccagnata sulla testa, non te la leva nessuno. Oh. Pum. Aia, che botta. Ma sono in crisi, ma come mai? Aiuto. 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 Vabbè, lo siete dei pezzi di merda. Mi arrangio, va bene, mi arrangio. Uso una gran pozione su di me. Una gran pozione su Promptao. Una gran pozione. Sì, ma fammi finire però. E una gran pozione su Ignis. Ma come, questi arrivano e sono forti. Cazzo vuol dire che arrivano e sono forti? Ignis, mira multipla. Vai. Adesso. Oddio, come è glitchato male. Cosa succede? Buono, su. Apriamogli il culo. Qualcuno tiri su Prompto cortesemente. Tiro su io, capito. Chi è? Tutto a posto? Minchia, come ci stanno prendendo il culo qui. Facce di cacca. Allora, qualcuno tiri su Ignis cortesemente. Oh, guardate che è tutto rimbambito qua. Chi è? Posto? La figa. Complimenti. Ci hanno massacrati. Volevo solo dire al signor Gatto che lo spio anche se lavoro. Grazie. Servi a parcheggiare così a culo? Ma che facciamo i frontali poi? Sì, sì, Iron Eddie. Final Fantasy XV è una trama a sé stante, anche il motivo per cui lo sto giocando. Se fosse stato veramente il quindicesimo episodio di una saga, esattamente come Metal Gear, non l'ho giocato dal primo capitolo e non lo avrei comunque, anche se il genere non mi fa impazzire, cioè anche se Metal Gear non mi fa impazzire, non l'avrei recuperato dal quinto episodio, non avrei giocato neanche questo. Per me ha poco senso giocare l'ultimo capitolo di una saga senza aver giocato i primi. Ha veramente poco senso. L'ho fatto all'epoca, ho giocato Halo 3 prima di giocare gli altri, però quello lì è perché l'avevano comprato gli amici, ci dovevano giocare assieme, allora l'ho preso. Infatti ho già capito una madonna. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Farlo a parte a turni? No, vabbè, ma hanno voluto svecchiarlo e farlo così. Bisogna vedere come ha preso la critica il cambio di rotta. Se il 90% delle persone l'hanno apprezzato e gli altri si inculano, purtroppo funziona così. Tu dimmi, se una signorina può andare in giro vestita così? Per carità, mi piace. Aspetta che sto. Spalmate un po' sulla macchina e mi sembra di volare sull'asfalto. Risparmierete anche carburante, che costa 10. Che mi faccia il pieno o 2 lire è sempre 10 costa. Sì, ma è solo un barattolo, diceva. Va bene, poppone e culone. Arrivo, sono distratto dai sottotitoli. È un barattolo tutto nostro, Dai, vediamo se le leggende sono vere. Come si serve una mano? Non me la mette lei la cera? Metti la cera, togli la cera? Comunque, Roshi Gandhi, grazie mille per la subscriptions. Sì, che tra l'altro voi non lo sapete perché naturalmente mentre ci stavo giocando non ero in live, ma la signorina qui mi ha in una giornata di pioggia ha detto: che freddo, copriti che ti ammali, lei a me.
Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è la faccia. Mimmi Ryugoyo! Mamma mia, 13 mesi. Mamma mia. Siamo vecchi, eh? Siamo vecchi. Grazie mille. Se la cava da sola, lei. Cosa vuol dire che se la cava da sola? Dai, sdebitiamoci. Se portate i minerali vi rimedio una cosuccia che vi piacerà da morire. Puttana. Un goldone. Posso andare? No, niente, sta caricando. Posto? Buono. Ero venuto qui anche per farmi un sonno. No, io non voglio farmi un sonno qui. Voglio che l'altro cucini. Facciamoci un bel pieno. Aspetta, permesso. Ma aspetta, la cera l'ha messo automaticamente o gliela devo mettere io? Cosa gli ho... Ah, ce l'avevo già? Ma quanto la Shiva mi ha parlato? Ah, stanotte non dormo. Un paio di clienti in attesa di riparazioni. Il dovere prima di tutto. Quella dei calcomanie è perfetta per la regale. Provatela. Adult Fitness, va bene. Grazie mille anche a lei. Sì, ma io volevo parlare con lei senza farmi... Si può fare? Vieta emissione. Porca troia. Mimi! 13 mesi, grazie. Un altro favore, dai. Speriamo di aiutarsi a trovare una certa cosina. Dai. Rivestimento in fibra di vetro. Ok, posto? Posso parlarti adesso? Ok. Ho proprio quello che fa per voi. Dai, poppe d'oro. Messa a punto. Messa a punto, elaborazione, in teoria. Ah, la cera, ecco, vedi? Che non me l'aveva messa. Buon, posto. Me l'ha segnata? Ok. Salda il conto, che è gratis. Vai, ceramela. L'hai guardata? Si vede effettivamente che è stata incerata. Allora, ci dobbiamo riposare per la notte, ma io voglio farlo in un posto, navigatore. Fammi vedere un po'. Ok. Anzi, fammi vedere dove cazzo devo andare. Dai, Cioccoccopolo, missioni. Cazzo sono il Cioccobo? Qui? Fammi vedere, missioni. Cioccobo arriviamo. Sono lì, ok. Quindi qui dobbiamo andare. Stazione Cioccobo, ok, perfetto. Fammi andare... qui a questo punto, andiamo qua. Vai. Mappa, portami qui cortesemente. Questa direzione del navigatore, sì. Dai. Poi che ci sono le portiere che si chiudono e poi fa... Alla sorpresa, madonna. Adora quello che fa, Vedere di notte non è divertente per niente, porca troia. L'ho fatto una volta. Sono sceso dalla macchina in tempo. Una roba gigante è uscita dal terreno. Mi ha dato una pedata alla macchina che ha fatto un volo. Mamma mia, non ve lo raccomando per niente. A te di quelle volte. Ascolta, io volevo venire qui. Ma dove cazzo è che volevo andare? Di là? Mappa, mappami. Ok, di là. Ah no, ma ce l'hai il login. Eccolo lì. Dai. Suona a me fa ridere la parola Cioccobo. Perché?
divertente. Non lo so. Sono ammessimo nel Tokyo Hotel. Oddio, la pettinatura è quella. Perché voglio assimilare il gelo, non posso. Ecco, una cosa che non mi fa impazzire di sto gioco sono le bombe. Infatti non le sto usando perché non me ne frega un ca. So che migliorerebbero le battaglie, però le uso proprio se c'è bisogno, non mi fa impazzire. Accampiamoci! Che così finalmente posso far salire un po' di livello il buon biondino occhialuto e gli faccio fare le grandi belle cosine da mangiare. Ho detto avanti, dai, eccolo che vedi che pensa. E lui dico, fammi le patate fritte. Che piacciono a me. Piacciono a me le patate fritte. Allora, fammi le patate fritte. Patate fritte per stasera, per cena. Che non so quanto un contorno fritto possa andare bene come cena, ma... C'è la salsa, però. E del limone. Eccole. Io voglio leccare lo schermo. Eccolo lì, si fa i cazzi suoi al telefono. Mi fa veramente strano essere in un mondo fantasy con la tecnologia. È un effetto veramente strano. Quanto è contento. Nuova ricetta, pesce al vapore. Sì! Però io non ho pescato praticamente un ca... Merda, avevo detto che vi facevo vedere la pesca. Vabbè, rifaremo. Questa mi piace. Questa è bellina. Questa mi piace. Quale, scusa? Questa? Questa? Ma non piace nessuna delle due. Oh, questa è bellina, dai, che non c'è mai... Cocorombolo lì. Vai. Anche io voglio leccare lo schermo, ma solo quando ci sei tu in primo piano. E non un po', dopo, dopo. Eccoci. Ieri sera Ines ha preparato il tuo piatto preferito. La gustosa scorpacciata ti fornisce un entusiasmo che ti contagia anche i tuoi amici. Evviva! Apriamogli il culo a questi stronzi. Vai, corro più veloce perché io ho mangiato meglio. Non è vero. Ma io adesso voglio anche pescare. C'è dell'acqua? Non la vedo dell'acqua. Però lì ci sono delle bestie. Galak con salsa tonnata contro bastoncini di pesce con crema pasticcera. Io fin da piccolo invece mangio la mozzarella col ketchup. Mi piace così. Ci posso fare un cazzo. Bastoncini di pesce con crema pasticcera. Mi dice qualcosa, ma non ho colto. Missioni. Dai. Giocobo. Se mentre corri rilasci il tasto della corsa poco prima di finire in vigore, Noctis fa uno scatto e riempie la barra del tutto. Non ho la barra, non ho voglia di metterla, però grazie. Magari la metterò. Pasta con le fragole. Dottor Wu? No, allora no. Ho visto solamente le stagioni con Tennant. E non mi ricordo questa cosa qui. Che magari era lì e io me la sono dimenticata. Come al solito. Non è niente di strano. Andate tranquilli. Va bene, Jules. Non sono abbastanza nerd per guardare Totoro. Madonna.
Ecco, ad esempio, Dottor Russo sarebbe una saga che secondo me avrebbe non avrebbe sdegnato un po' di svecchiamento, diciamo. Era appena dopo Tenant. Merda, e allora a posto. Secondo me potrebbero svecchiarla un pochino, perché ok, i pupazzotti, ok... Inizia a piovere, chiudono. Pensavo che ero quello seduto lì, mi stranciava via la testa. Ok, tutto quanto, però forse è il caso di migliorare un po' la faccenda, di rendere le cose un po' più vere, cioè un po' meno costumose e un po' più... Però magari questa è una critica che ho solo io, un sacco di gente lo adora perché è rimasto ai canoni classici, perché è rimasto con gli uomini con la tuta e quant'altro. A me, lo dico io, da ignorante, personalmente, io avrei preferito un upgrade qualitativo da quel punto di vista lì. Il tuo è un problema grosso, Cold. Senza parlare dovresti impararti le tempistiche, come se non fosse, cioè come se fosse una cosa incredibile, non abbia già fatto in altri giochi una cosa simile. Poi dopo c'è il Chocobo. Dottor Wu annoia molto, non riuscirò mai a finirlo, ma... Ai 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 ai. Ecco, vedi, questi viaggi qui sono... Sì, cioè, volendo posso mettere la musica, toh, guarda, senti. Però, sono comunque viaggi che durano minuti. E tu, giustamente, vai a farti i cazzi tuoi. Musica terribile, posso dire la mia. Tu ti vai a fare i cazzi tuoi e adesso non è successo niente. Prima, però, mi hanno attaccato. Se io ero andato a farmi qualcos'altro, a bere un po' d'acqua, ero morto. Che schifo. La vita. Pochino, dai. Sono contento comunque di aver riacceso la play dopo un'eternità di tempo. E ho visto anche dei giochi VR interessanti che potrei registrare più avanti. Sei contento? Sei contento? Io sono contento. Dai, pronto, sei contento? No! Perché? Perché piove? Occhio fosco. Ma gli apriamo il culo noi? Ci pensiamo noi, zio. Gli apriamo noi il culo. Vai tranquillo, per il Chocobo faccio io. Faccio. A parte che parliamo. Raccontami un po'. Ok, grazie, questo lo volevo sapere. Anche quello un po' meno interessante, ma ok. Pesca, bene, interessante anche quello. Figa, quanta roba. Gigi Solfrizzi, grazie mille anche a lei. Posto? Ok. Menu, fammelo guardare un attimo. Patatine all'erba di chi... Puttana, quanto cazzo costa? Sono delle patatine in sacchetto. Ma te c'hai la mamma troia. Dimmi un po' qui la taglia che devo uccidere io. Mi uccide... Non è più... È questo qui, immagino. L'artiglio sul Chocobo. No, mi sa che non era questo qui. Fammi vedere un attimo. Aspetta. Anche perché lui ha detto una roba. È questo, forse? No, non volevo quello. Esamina questo. Allora? E niente, io voglio fare la missione, però. E niente, proviamo a fare il primo. Si chiama l'artiglio sul Chocobo. Oh. È quella del Bemmont di missione la seconda. Ostia.
Occhio. Scusa, come hai fatto a capirlo? Cosa cambia? Mi fido. Mi fido. Non so come l'abbiate capito che... Mi fido. Bravissimi. Numeri uno. Number one. $500 metri? Va bene. Come Chocobo arriviamo? Trovate la tama di Occhio Fosco. Ah, ok. Sì, ma è recintato, puttana la merda. Io come passo qui? Ah, di là. La recinzione finisce, una certa. Giustamente. Beh, beh. Vedi che c'è la musichina. Mi rompo i peroni se cado di qui? No. Buono. Perché ha detto che il Beyond si chiama Occhio Fosco. Stronzo io. Avete ragione, stronzo io. Vedi? No. Figa, mi è comparso un muro davanti alla faccia. Siamo matti? Allora. No, ma lì c'era il sentiero. E no, adesso mi devo fare tutto il giro. Che palle. C'era il sentiero, dai. Ma sono proprio una merda. Ok. E che tu non sai come sono fatti i Behemoth. Era Godzilla. Godzilla! Ho tirato giù un albero, vabbè, chi se ne ciula. Non si vede dall'immagine, ci stava scritto il nome. Eh beh, sì. Che versi straordinari. Ma io sono più forte, gli apro il culo. Piece of candy. Faccio da io. Stiamo sforando. Sì, ma voglio il Chocobo prima. Ma non stiamo a perdere tempo lì. Andiamo via, andiamo via. Voglio aprire il culo all'altro. Dai. Non sprechiamoci con questi, che poi dopo siamo... Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Infiliamoci nell'artefatto. Marilu, salvami tu, grazie mille. Mi dà il 5? I giochi per il VR, ho scaricato quello di Star Wars, ma soprattutto visto che c'è il gioco di The Martian, quello al 100% lo compro. Vediamo se faccio un video, perché The Martian è un libro e un film che mi sono piaciuti tantissimo, quindi al 100%. Se come andiamo non è proprio cortissima la missione. Oh, ma che cazzo è? Io nella demo non l'ho combattuto questo. Siamo matti? Ciao. Il nome la dice lunga. Vabbè, c'ha un occhio cieco. Sai che roba. E che la dice lunga, figa. È una descrizione. Cosa sta mangiando? Un po' di pizza? Dai, andiamo. Io voglio quello che ha preso lui. Per curiosità, la missione di che livello era? 15, va bene. Ok. Non mi mostra il culo questo qui, ma muoviti. Ci abbiamo da lavorare. Il gioco di The Martian è soltanto un video. No, come? Ma credo che sia come... il video del il gioco della rapina. Poi cercherò meglio. Niente ragazzi, è rimasto il coglione, quindi arriviamo, arriviamo.
Mi spiace per lo spoiler, ragazzi. Exo. Era un sub? A me almeno mi ha regalato dei soldi. Dirò, ma è cold. Allora. Zuno to issoni migime mo yararete nda. Shikaku o tsukereba shouki wa aru. Il suo punto cieco perché ha un occhio cieco, giusto? Eh sì. Pago, non mi fa rimpiangere la sub, su via. Sì, Twitch con il Twitch Prime regala anche dei giochi. Sì, con cautela, vai tranquillo. Sono un cautelo io. Quanto sta durando questa nebbia? Sono le 8 del mattino. Opla, che saltone. Poi eccessivo. Lei si è avvistata, io non la vedo. Gabriel, rimettiamo la sub a questo punto. Non so che dire. Siamo a un passo dalla sub only, io ve lo dico. Ho che fosse avvertito il pericolo. Tenetevi a maggior distanza e nascondetevi. Io sto fermo qua, allora, non mi muovo. Piano piano, buono buono. Tiè, guarda, mi sto anche cagando addosso. State sulle tracce di Occhio Fosco, puttana. Mi sembra difficile non farlo. Sì, ma che lentezza, si sbrighi. Ostia. Ragazzi, non parlatene più, andiamo avanti, dai, su. Stealth. Gioco di The Martian Experience su Steam ha delle recensioni pessime perché dicono tutti che dura i 15 minuti. Ah, è probabile. Si sta allontanando. Ma puttana, fino a un attimo fa era troppo. Ma è lì che è lontana, avvicina, direi qui. E mi spiace perché The Martian, ripeto, è bello. Uffa. Sta durando un bel po' la faccenda, Ripongo la domanda, ma The Martian è tipo survival o cosa? A questo punto non ne ho idea, penso che sia un film interattivo. Che voglia di portare fuori il cane. Buon riscaldamento. Meglio il libro o il film di The Martian? Ah, la puttana! Sai che non lo so, non so cosa dei due preferire. Mi sono piaciuti entrambi. Forse il libro è più bello perché dà molto più spazio a lui, perché vabbè il libro. I libri generalmente sono sempre meglio, ma perché banalmente ti possono raccontare più cose del film. La classica esperienza VR in cui devi fare le cose che si fanno nel film sarebbe stato molto fico se fosse durato come Batman. E anche Batman è lì nella mia lista desideri di Amazon, però anche quello molto probabilmente devo vedere cosa faccio.
Bravissimo il Gisvaldo. Ascolta, ma devo andare a casa sua e consegnargli della posta questo qui, o lo posso uccidere prima o poi? Bene, Gabriel. È sgusciato via. Avete trovato la tana. Avanzate tra le tracce e raggiungete le rovine. Va bene. Che ci vuole? Andiamo lì, gli apriamo il culo. Mi piace come ha cercato di passarci stando dritto. E non di taglio. Ho detto, vabbè, io ci ho, c'ho le spalle strette. Non sono sicurissimo che loro siano potuti passare prima di me, però... Quindi, ma scusa, cos'è sto slalom? Non potevamo sbrigarci? Lo vedo, è lì. Fai esplodere la cisterna con Focum quando occhio fosco o occhio fosca. Va bene, facciamo così. Va bene, ho detto che va bene, va bene. Yeah! Non è esplosa la cisterna. Io ci ho provato, non... Ne è andata bene. Vabbè. Pum sulla zampa. Che botta. Ma sì che è una pippa. Quella puttana che botta. Aia che steca sui denti. Aia che dolore. Sono in crisi. Ragazzi, sono in crisi. Beh, non c'ho testa. Amici, non c'ho testa. Sono in crisi, non c'ho testa. Non c'ho testa, aiuto. 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 Vabbè, ho capito, mi arrangio. Gran Elisir. Va là, per me questo. E per Ignis, invece, che nella merda, gli diamo una bella gran pozione. A lei, carissimo. Prego, faccia coi suoi tempi. Spostiamoci un secondo, che riproviamo questa faccenda qui. Ma non esplodono le cisterne, sono fasulle a questo punto. Devo intuire questo, no? Tre bombe va a terra. Ma non è vero niente, non è... Ehi, che botta. Questo manigoldo. Dove sono finito io? C'è Ignis in crisi. Qualcuno gli tocchi il pa... il palato? Ecco qua. A lei. Dove è finito? Sono esaustissimo. Vabbè, mi appendo lì allora. A posto. Non ci ho preso neanche. Come che si facevano le pozze? Magia. Fuoco. Allora, fuoco. Vai. No, questa. Posso farne una fortissima, ne posso fare? Va bene, l'accetto. Distillamela. Assegna. Qui. Questa qui. Fa male, eh? La puttana di tua sorella. Anche se lo potrei uccidere anche prima, ma... Ci siamo, ci siamo. Ma sono esaustissimo. Eccolo. Bomba. Aio, che botta. Questi sono matti. Gran pozione per me. Ale, mi scusi,
aspetta un cazzo di secondo. Tiè, morici. Ci ho fatto niente? Ma ti ammazzo. Una bella evocazione. E non ce l'ho ancora. Caccia riuscita. È stata una puttanata. Più o meno. Mi faccio male se vado sul fuoco. Non mi faccio male. Va bene. È bello comunque, me lo porto via? Posso? Cosa si pettinava questo qui? Mi sono fatto prendere. Mo? Si va di qui, immagino. Riferisce il punto di ristoro. 600 metri, che due coglioni. Qui mi dice che c'è un passaggino, ma non è vero. Come si va di su? Ci si incula. No, che tristezza. E quindi? Peroni? Bravissimo a cadere. Posso uscire dal sentiero? No. A questo punto proseguo da dove è comparso il ciccio pasticcio. Si è caccato sotto per la gioia. Cold. Magari non è adatto ai bimbi. Magari ha fatto la cacca perché i bimbi fanno la cacca. Madonna, se era bisogno. E soprattutto, perché c'era del metallo ondulato lì? Merda, sta per diventare notte. Quanti problemi devo avere oggi? Capita anche a me. Va bene, Nilo. No, aspetta, il cazzo, devo andare di là. Questo qui è un deficiente. No, ma porca troia. Se farmi ogni cosa è easy. Vero. Ma come in tutti i giochi di questo tipo, eh. Ma non ho farmato tanto in realtà, eh. Il problema se viene notte è di notte cicciano fuori dei mostri fortissimi. Oggi si fa after, ma sto cazzo. Finita sta missione, dormo. Provo il Chocobo e poi chiudo. Però non posso andare a letto senza aver provato il Chocobo, no? Salve signor Garaula lì. Stiamo arrivando, puttana. Guarda pronto qua quanto cazzo corre perché vuole il Chocobo. O Chocobo. O pa 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 pa. Stasera la chat è stupenda. Grazie al cazzo, siamo in sub. La chat è stupenda perché l'abbiamo limitata tantissimo. Però non credo di essere ancora giunto al punto in cui devo mettere la sub only tutte le sere. Su.
Ma guarda che lì c'è già un chocobo pronto. Bello in culo. Ma che bello. Ce l'abbiamo fatta, sì. Prego, prego. Grazie, grazie. Che tra l'altro neanche me li dà gratuitamente. Gli ho ammazzato il mostro e tutto quanto. E adesso li potete pagare. Fanculo, porca troia. Ma dammi il noleggio gratis vita natural durante. Quanti punti expo? Dai. Biglietterie. Permesso. Come funziona? Quando il giocatore puoi chiamarli in qualsiasi momento usando il fischietto. Va bene. Quando scanni il noleggio, il giocatore torna immediatamente nella stazione. Così. Ok. Potrebbero rifiutarsi di proseguire se percepiscono un pericolo. Ok. Posso scegliere. Facciamo 5 giorni. Salve. Quando vi è capitato potete dare da mangiare i chocobo e fornire loro effetti benefici per... Ok. Compra. Ah, va bene. Prendo 3 di 4. 5. Perché sono... I giorni sono 5. Sì. E anche 5 di questi. Perché i giorni sono sempre 5. Grazie, signorina. Potevo fare altro con lei? Scuderia. Nome. È giusto che non è... Sì. Colore. Alcuni frutti si ottengono. Ok. No, lo voglio giallo. Coccarde, c'ha le coccarde. Voglio la coccardina. Ok. È un testicolo quello lì. Ah no, gliel'ho messo adesso. Ok, carino. Carino, grazie. Grazie, ha fatto. Come si chiamano? Non so il tasto. Questo è un problema. Ah no, R1 mi aveva detto. No, questo? Scusami, Forse perché ce l'ho vicino, Oh, santa pazienza. Ho scoperto che esiste un composto tra Sumbolli e chat libero, solo che credo sia un po' stupido. Praticamente chi non è sub può scrivere solo emotes. Oh, e viene bannato poi. Zoro, non oggi. R2 e poi sinistra. Ah, grazie. E mi compare dietro perché questa è magia. Vai. No. Tra che si salta qui. No. Mi uccido. Sto rinunciando. Ok. Evviva. Piano. Trotto. No, non voglio smontare. Con questo si salta. E quanto salta? Dai! Bellissimo. E come frena? Peccato che sta piovendo. Non c'è modo di sbagliato di amare i chocobo. Sì, però sta diventando notte gravissimo. Torniamo indietro prima che ci mangino vivi. A noi anche i chocobo.
Ma a sto punto io voglio andare in un accampamento. Questo. Mappa. Un accampamento ce n'è uno un po' più avanti di... No, minchia, distante. Mi ammazzano nel mentre. No, non posso andare all'accampamento. Scendi. Le. Ciao. Ma porca troia, riposa. Quanti livelli mi fa? Minchia, sono al 19 e non ho mai più pescato, porca miseria. Non è bella. Bella questa. Come che si salvava? Così. Sì. E questa mi garba. Porco qui no. Ce n'è una coi Chocobo? Cosa sta succedendo qui? Eccola! Ah, che bellezza. Sono contento. Sono molto contento. Allora, salvo. Salvataggio. Ok. E spegniamo la PlayStation. Mettiamo anche in carica il pad, che non durano una sega sti pad di merda della Play. Oh, bene. Bene, 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 bene. Ragazzi, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e una buona buona notte. Mi spiace per i vari problemi che sono sorti in chat. Grazie mille per tutte le subscribe. Sapete che se siete persone intelligenti e purtroppo capitano serate come questa con la sub Holly, quello purtroppo è l'unico modo per farlo. Ho visto che c'è stato un calo drastico negli spettatori, però amen, questo c'è. Quindi ragazzi, la cosa che vi consiglio di fare è ignorare certe cose, non scriverlo mai in chat e seguirvi direttamente la live. Se c'è qualche problema ci pensano i moderatori, se lamentarvi non serve assolutamente a nulla, quindi tranquilli, seguiteci, siamo qui. Io adesso lascerei la chat libera per far salutare un pochino tutti, mentre sistemo un attimo la webcam col filtro che gli vado a togliere, perché sennò dopo me lo dimentico lì per sempre. Ecco, adesso sono out of sync. Grazie Gabriel. Quindi buonanotte a tutti ragazzi. E ci vediamo domani come al solito. No, domani no, non come al solito. Magari domani mattina. Magari domani mattina potrei fare una live di montaggio di... Visto che devo fare Medieval. Quindi quasi quasi. Vediamo. Ok? Buonanotte a tutti ragazzi. Ciao!